Buon pomeriggio e bentrovati alla seconda parte della seconda giornata del Festival del Futuro. Gianpaolo, stiamo procedendo? Sì Paola, stiamo procedendo, abbiamo avuto questa breve pausa per ricaricare le pile perché adesso intendiamo riempire di energia nuova legata ai progetti di cui parleremo, ai temi che affronteremo, rimanendo sempre nell'ambito inevitabile, imprescindibile della sostenibilità, parlando di tecnologia, insomma Paola, spingendoci ancora un passo in avanti verso un futuro che noi vogliamo rendere il più possibile, il più concretamente presente. Non mi ricordo più chi disse, non vorrei osare sbagliare dicendo Abraham Lincoln, che la fortuna del futuro è che arriva giorno dopo giorno. Ora, è vero che arriva giorno dopo giorno, però questo anzi ti dà un'idea dell'imminenza, bisogna essere comunque pronti. Sì, e soprattutto devi farti trovare preparato, come per tutte le cose, come quando sai che ti possono interrogare a scuola e magari non è un'interrogazione programmata, però ti devi far trovare in qualche modo preparato perché sennò sei spacciato e magari anzi se sei tu a offrirti tanto meglio. Ecco, mettiamola così, è come se noi volessimo offrirci all'interrogazione che il futuro ci presenta per partire subito, se possibile, con un 7, con un bel voto e non farci trovare invece impreparati e spiazzati e poi dover recuperare i crediti. Facciamo i secchioni di turno, va bene, quindi procediamo con Luigi Consiglio, che invito a raggiungerci sul palco perché dovremo parlare di cose importantissime. Luigi Consiglio. Bentrovato, Presidente Egea, Direttore di Eccellenze di Impresa, eccoci qua per un importante pomeriggio. Noi la lasciamo il palco. Passiamo la palla assolutamente. Non funziona forse il microfono, quindi attendiamo un secondo, riproviamo. Chiedo alla regia di... Per me adesso funziona. Secondo me ancora no, ma sta per arrivare, è il bello della diretta. Eccolo qua. Del resto siamo qua apposta e non c'è nulla di registrato, prego. Proviamo ad accendere. Vediamo. Dà abbastanza segni di vita. Sì, sì. E abbiamo anche detto che dovevamo essere pronti. Qui siamo. No, questo non va. Stiamo facendo in realtà, questo in realtà è un'esperienza. Prova. Era esperienziale tutto era questo. Era solo per ovviamente. Intrattenervi, niente di più. Allora, arrivati al quarto anno del Festival del Futuro, abbiamo deciso di trattare in molta profondità il tema della tecnologia al servizio dell'impresa, che come vedrete ha almeno tre ramificazioni importanti. Per fare questo in modo proprio, abbiamo affidato alla più grande società di consulenza del mondo, ed in particolare una società specializzata in evoluzione digitale dei processi ed in tecnologia applicata alle soluzioni aziendali, l'incarico di sviluppare questo tema per noi e soprattutto per voi. La società si chiama EY ed è la società più grande del mondo della consulenza, 34 miliardi di dollari di fatturato. Ma devo fare un appello a tutti coloro che si alterneranno su questo palco e a EY nello specifico. L'obiettivo del Festival del Futuro è quello di rendere i temi più complessi facili e fruibili per tutti. Quindi noi vi preghiamo di utilizzare termini semplici, divulgativi, per rendere chiaro le cose di cui noi tutti dobbiamo impossessarci. Quindi vi chiediamo di evitare da ora in avanti di usare un linguaggio da addetti ai lavori che è importante, però se riusciste a fare questo piccolo sforzo per noi sarebbe molto apprezzato. Ora chiamiamo il responsabile della consulenza in Italia, quindi il numero uno di EY Consulting, Paolo Lobetti Bodoni, sul palco, che vi potrà introdurre sui temi della giornata. Ciao Paolo e grazie di essere qua. Prego, ti lascio il palco. Grazie mille. Meno male che c'è stato. La dice... Po' di imprevisti. È il giorno dei microfoni oggi. A questo punto me lo tolgo. Buon pomeriggio anche da parte.
È una bellissima cornice quella di questo Palazzo La Guardia ed è bello essere a Verona e ritrovare molte delle aziende con cui lavoriamo su questo territorio. Luigi ci invitava alla semplicità. Eccoci. Parliamo di tecnologia perché non perché ci piaccia la tecnologia per la tecnologia, ma perché la tecnologia è abilitazione del futuro, è il Festival del Futuro e siamo arrivati al secondo pomeriggio dell'evento. Sì. Non poteva non parlare di tecnologia. Quando parliamo di tecnologia ci viene, come dire, spesso da pensare a un abilitatore nel cambiamento delle nostre aziende, ed è sicuramente vero. Ma è anche un acceleratore, perché abbiamo visto quanto le tecnologie abbiano presso velocità di cambiamento. Noi ci occupiamo di trasformazioni digitali, siano trasformazioni di sostenibilità, siano trasformazioni di business model, di aziende che vanno all'estero, che si riorganizzano. La tecnologia c'entra sempre. Noi dobbiamo considerare la tecnologia un po' come un abilitatore sì, un acceleratore anche, ma soprattutto un lievito. È esplosivo quanto le aziende che hanno adottato tecnologia abbiano modificato i loro business model in modo veramente considerevole. Oggi non potevamo toccare tutte le tecnologie, ne abbiamo scelte alcune. Parleremo di blockchain, parleremo di NFT, di Web 3.0, di metaverso, se ne sente molto parlare. Parleremo di Digital Factory, come le aziende stanno modificando le loro linee produttive, come il digital è entrato in fabbrica. Parleremo di tutto quello che sono il mondo dei dati e dell'artificial intelligence. Lo faremo però con un faro, facendo sempre attenzione a capire qual è il valore che si genera nell'adozione di queste tecnologie, qual è effettivamente il passo in avanti che le nostre aziende possono fare, scegliendo in maniera oculata quelle che sono le tecnologie che portano effettivamente elementi differenzianti e accelerativi rispetto a quello che non lo fanno. Invito a salire sul palco Luca Grivet-Foiaia, responsabile del technology di EY, per un'introduzione. Oggi avremo tanti amministratori delegati e tanti casi concreti che vogliamo condividere con voi e speriamo sia un pomeriggio estremamente interessante. Grazie.